Allora, anch'io tengo a tenere distinte la proposta di legge che è all'esame alla Camera, su cui dopo, se vuole, ne parliamo, e quanto è avvenuto oggi. Intanto, se permette, però, farei una considerazione che secondo me è doverosa. Prima di entrare in questi casi che sono drammatici, ovviamente giudicare o commentare soltanto casi di questo tipo risulta difficile, sarebbe assolutamente inumano. Ma lei introdurrebbe in Però le Italia dico una norma di no, quel no, genere però, o no? no, no, però le dico una cosa diversa. Le sembra normale che ci sia un dibattito così accanito in Italia su temi così ovviamente drammatici e non sia invece un dibattito accanito sulla qualità della vita, le garanzie economiche, sociali, assistenziali che diamo a quelle persone, magari in queste condizioni, che sono la maggioranza, che vogliono sopravvivere? Noi stiamo andando nell'esatto opposto, ovviamente sicuramente diciamo, la soluzione meno onerosa e meno impegnativa per uno Stato e per una società, però nell'esatto opposto di abbandonare quelli che la vita se la vogliono stare vicini e vogliono andare avanti. Anche in condizioni fisiche Anche estreme, in insomma. condizioni estreme, c'è il caso, c'è una lettera che magari non ha avuto meno risalto mediatico, ma di un ragazzo di 19 anni che è uscito oggi sull'Avvenire, Matteo, che è nato in condizioni di estrema difficoltà motoria ed altro, che dice invece la dignità di una persona, la dignità di una vita. L'amore che si può dare non è data dalla capacità fisica che ho. E questo è un esempio importantissimo da portare avanti, che magari non hanno questo risalto mediatico, però noi a quelle persone dobbiamo dare risposta e dobbiamo impegnare risorse. È colpa di tutta la politica e penso che su questo fare tu, io, gli altri sia di uno squallore infinito. Signora Però Coscione, dare delle risposte concrete ed economiche serie e investire delle risorse.